Ciao ragazzi, allora questo è un video che alcuni di voi hanno richiesto e volevo dire grazie per il sostegno che avete dimostrato nel mio video precedente con la recensione e anche in quelli dopo che hanno avuto un po' meno successo, ma io non avrò una fanbase enorme, ma una fanbase molto affettuosa e vi sono molto grato. Voi avete visto, faccio molti meno video ormai. Non voglio fare YouTube per dovere, voglio farlo quando mi va. Ed è bello che ogni volta che lo faccio ricevo queste risposte, così sentite, vi ringrazio. E avete richiesto questo video, e sono felice di fare questo video per voi. È uscita una scena, è stata rilasciata dalla Warner Brothers, una scena tagliata da The Batman, che si svolge ad Arkham. Ragazzi, prima che parlo, se non avete visto, se state guardando questo video e non avete visto il film, guardate prima il film. Vi prego, non spoileratevi niente, il film vale tantissimo la pena. È il mio film preferito di Batman live action, guardatelo. E in questa scena tagliata vediamo il Joker di Barry Keoghan. E c'è anche nella versione cinematografica il suo Joker, ma c'è per poco. E qui è una scena molto più lunga, sono ben 5 minuti di scena, dove ha questa interazione con Batman ed ha fondamentalmente un ruolo alla Hannibal Lecter nel Silenzio degli Innocenti o il Red Dragon, in cui non è il cattivo principale della storia, ma dà dei consigli, gioca un po' con i detective, insomma, è una autorità in fatto di psicopatici, ma non è la minaccia principale del film. Questa cosa mi piace tantissimo, è quello che speravamo, molti di noi speravano, è essenzialmente un ruolo simile a quello che ha l'uomo calendario nel lungo Halloween. È quello che secondo me andava fatto e che dovrebbero continuare a fare. Il Joker, per quanto io adoro il personaggio, non dovrebbe essere il cattivo principale dei film in futuro, dovrebbe essere un personaggio del genere che è lì ad Arkham, dà la sua opinione, manipola delle persone, magari addirittura spinge altri cattivi a fare certe cose, e potrebbe anche fare parte di una cosa corale tipo lungo Halloween in cui si allea con qualcuno, ma non dovrebbe essere il cattivo principale, perché abbiamo avuto Ledger, abbiamo avuto Leto, abbiamo avuto Phoenix, i Joker di Gotham a me sono piaciuti, c'è tanta roba live action sul Joker. Diamo spazio ad altri, come hanno fatto con l'Enigmista. Miglioriamo personaggi che non sono stati fatti bene prima, o usiamo personaggi che non sono mai stati utilizzati, come il Cappellaio Matto, la Corte di Goofy, Hugo Strange, e così via. Questo è il mio parere, sono felice che sia stato utilizzato così, e credo che dovrebbero continuare a farlo. È bello sapere che esiste in questo mondo, che la rivalità esiste, ma non credo che dovrebbe essere centrale, nel senso che conosciamo l'interazione tra i personaggi, non ce ne passiamo. Questa è la mia opinione. Sono felice che sia tenuto in un ruolo a lato e spero che rimanga così. Dal punto di vista di performance mi è piaciuto molto. Credo che l'aspetto su cui ci sia un pochino da lavorare sia la risata, che non è brutta, ma è un po' artificiale. Per me la migliore risata cinematografica ce l'ha Heath Ledger. Io adoro la risata di Heath Ledger. E per me è tipo Heath Ledger, Joaquin Phoenix, Jack Nicholson, Barry Keoghan, Jared Leto. Credo che possa migliorare la risata. La performance mi è piaciuta, la voce mi piace. C'è chi ha detto che è troppo simile a quella di Heath Ledger, è un po' simile. Fondamentalmente però io ho notato che le voci dei Joker nelle versioni animate dei videogiochi vanno in due direzioni. Simile a Heath Ledger, simile a Mark Hamill. Quindi è molto difficile. Io stesso ho provato a fare la mia voce di Joker ogni tanto in alcuni miei video. È difficile, ragazzi, finisci sempre a fare uno di quelli o a fare un personaggio che non sembra Joker, che anche quello è un approccio che si potrebbe provare, ma è difficile. A me è piaciuta la sua voce e mi è piaciuta la performance. È un bravo attore, io l'ho visto nell'Uccisione del Cervo Sacro, che è un film che non mi è piaciuto particolarmente, ma gli attori erano tutti molto bravi e lui era molto bravo. Barry Keoghan è un bravo attore e ha una faccia inquietante che si presterebbe anche senza trucco. Ma qui è molto truccato perché questo Joker è orribile, è deforme e Matt Reeves ha spiegato che questo Joker non è caduto nell'acido, non si è fatto cicatrici, questo Joker ha una deformazione. Quindi il suo senso che il mondo sia assurdo viene da questo, dal fatto che è cresciuto deforme, deriso, emarginato. E questo ha contribuito molto a chi è. È un'idea figa, mi piace. È una versione fisica di quello che aveva Phoenix. Phoenix non poteva fare a meno di ridere, questo Joker non può fare a meno di sorridere fisicamente. Mi piace. Non so le dita come si spiegano che sono così rovinate, non so se se le fa lui
o se è parte della sua malattia. Se le fa lui mi piace, perché alcune persone hanno la cosa nervosa di strapparsi la pelle o i capelli, se è per questo. Quindi, e infatti lui ha anche pochi capelli, quindi questo è interessante. Mi piace molto il look. La cosa che mi piace di più di questa scena, però, allora, prima che arrivo alla cosa che preferisco, i dialoghi mi piacciono molto. Mi piace come gioca con Batman, come si diverte. Classica cosa alla Joker, dove... Scusate, non metto... Ok. Classica cosa alla Joker, dove praticamente gode dell'attenzione di Batman. Adora il fatto che Batman abbia bisogno di lui. E Batman detesta il fatto di dovergli chiedere informazioni. È una scena scritta molto bene, Reeves continua a dimostrare di amare e conoscere questi personaggi. Dal mio punto di vista è il regista di Batman che più dimostra amore per il mondo in questione. Molti altri registi hanno cambiato il mondo per fare quello che volevano loro. Reeves vede questo mondo e lo adatta, mettendoci la sua personalità, ma sempre con una sorta di amore. E questo, secondo me, è un ottimo equilibrio tra amore e personalità autoriale. La cosa che ho preferito di questa scena però è Pattinson. Io adoro Pattinson in questa scena. Abbiamo avuto varie interazioni live action tra Batman e Joker e io mi mancava sempre qualcosa, io tengo molto a quel rapporto. Bale e Ledger, adoro Ledger, mi piace Bale. Bale per me non ha mai emanato abbastanza rabbia e oscurità. Le loro interazioni mi piacciono, ma Ledger lo oscura completamente, senza offesa, dal mio punto di vista. Era un ruolo molto ingrato. Phoenix non aveva un Batman, aveva solo Bruce. Leto non lo sopporto. Mi piace Affleck come interagisce con lui, ma non è niente che salti all'occhio più di tanto. In Gotham l'attore che fa Bruce mi piace, ma anche lì è. Questa è la prima volta dove il rapporto per me è realizzato in un certo modo, in cui c'è la gioia folle di Joker e la rabbia totale di Pattinson, di Batman. E la rabbia che riesce a manifestare, ad esprimere Pattinson con gli occhi, è un qualcosa di mai visto live action. Io adoro la performance di Pattinson come Batman, è perfetto. Quando lo guarda, lo vedi che lo odia, gli ci vuole tutta la sua forza di volontà per non infrangere il suo codice, rompere il vetro e strangolarlo, perché lo odia. Non sappiamo che cosa ha fatto in questo mondo Joker, ma sicuramente sono cose orribili. Joker rappresenta tutto ciò che Batman odia. Cattiveria immotivata, totale rifiuto della morale, totale rifiuto della responsabilità, fare ciò che vuoi, non curante del dolore altrui, è l'opposto di Batman. E la rabbia che dimostra Pattinson nei suoi confronti è perfetta, lo adoro, è la cosa che preferisco della scena. Mi piace molto il Joker di Barry Keoghan, mi piace molto, ma mentre guardo questa scena io continuo a guardare Pattinson e a pensare... Ma quanto cazzo sei perfetto! Lo adoro, veramente, lo adoro in questo ruolo. E ci è andata veramente bene, ragazzi. Per i sequel io spero che continuino a usarlo così, Joker, che sia a lato come personaggio, secondo me è il modo perfetto di utilizzarlo. Si parla delle serie che faranno, una serie su Catwoman, una serie sui pinguini, una serie su Arkham. Si parla del fatto che nella serie su Arkham Joker potrebbe essere più centrale. Perfetto modo di affrontare la cosa. Rendilo centrale lì, rendilo la star della serie su Arkham. Nei film rendilo una comparsa. Magari nella serie su Arkham ogni tanto arriva Pattinson, ma nei film voglio vedere altro, voglio vedere altri cattivi. E l'ultima cosa, le ultime cose che volevo dire è, numero uno, si parla del fatto che quando allora c'è la scena in cui passa i documenti a Joker tramite un cassetto che è molto come Il Silenzio degli Innocenti e Red Dragon, è un chiaro omaggio. E la cartella avrebbe una graffetta che poi non c'è più alla fine. Qualcuno sta speculando che Joker abbia preso quella graffetta per scappare. Io non penso e credo che non sia un'idea così facile, cioè preferirei di no. Nel senso che numero uno, Batman se ne sarebbe dovuto accorgere. Numero due, credo che è, come dire, è una scena tagliata questa, quindi fare che scappa da Arkham con una scena tagliata non mi fa impazzire e poi non è un'idea orrenda, ma non mi sa neanche un'idea eccezionale. Preferisco, secondo me la graffetta, ragazzi, è dentro la cartella, solo che non si vede, oppure è un errore di continuità, ma preferirei che non lo facessero. Rispetto alla scena hanno fatto bene a tagliarla, perché numero uno non aiuta veramente la trama, perché non aiuta Joker, Joker si diverte, ma
non contribuisce alle indagini. Numero due dice cose che sono anticipazioni, perché dice che forse il mista è un fan di Batman, cosa che sappiamo essere vera alla fine, e dice anche che è un signor nessuno che vuole essere qualcuno, che anche questa è una cosa che si deve essere vera. Meglio che l'abbiano tagliata. Io credo che avrebbero dovuto tagliare entrambe le scene con Joker o nessuna delle due da un punto di vista di... Cioè, l'altra scena ha più una funzione narrativa. Questa è più figa come scena. Sarebbe stato meglio tenerle tutte e due o nessuna. Capisco perché hanno tenuto l'altra, perché stabilisce delle cose per i sequel. Credo che sarebbe stato meglio toglierle tutte e due perché l'altra scena rompe un po' il ritmo alla fine del film. Detto questo, mi piace molto ciò che sta facendo Reeves, quindi va benissimo. Un'altra cosa che volevo dire è che ci sono critiche al look di questo Joker basato su questa scena, e le critiche spesso si basano su un fotomontaggio in cui hanno, perché in questa scena non si vede mai intero, si vede la bocca, si vedono gli occhi, si vedono le dita, e praticamente qualcuno le ha montate insieme per ricostruire il viso. E chiaramente l'effetto è un pochino goffo, perché ragazzi, le proporzioni non possono essere, gli angoli non sono gli stessi, quindi giudicare in base a questo montaggio è un pochino disonesto. Aspettiamo una visione intera. A me piace molto, è molto come il Joker di Liebermeglio, è deforme, è rovinato, di caratterizzazione mi ricorda molto invece quello di Snyder e di Morrison, mi piace un sacco. Aspettiamo prima di giudicare l'aspetto. Se poi non vi piace, sono gusti, legittimo. Vi ho detto, il mio design preferito rimane quello di leggere al cinema. Però aspettiamo prima di essere così veloci a giudicare. L'ultima cosa che volevo dire è che è un po' meschina questa come cosa, ma vi ricordate quando la gente diceva che Leto non si poteva giudicare perché appare solo in 10 minuti? Ora, questo appare per 5 minuti, così come Anthony Hopkins nel Silenzio degli Innocenti appare per 15. Vabbè, questo Joker appare per 5 minuti. Io credo che in 5 minuti, ragazzi, abbia fatto molto di meglio di Leto in Suicide Squad a mani basse, quindi secondo me sta tutto nella qualità, non nella quantità. Comunque vabbè, mio parere. In ogni caso, la scena mi è piaciuta, ragazzi, mi piace questo Joker, spero che non venga utilizzato troppo, adoro il modo in cui Batman si comporta quando gli è vicino e spero che lo utilizzeranno nella serie su Arkham e non troppo nei film. E ecco, fatemi sapere cosa ne pensate voi, se vi è piaciuto il Joker di Barry Keoghan. E fatemi sapere che cosa vorreste vedere in futuro, anche che cattivi vorreste vedere in futuro. E niente, ci vediamo presto e grazie ancora per i commenti e tutto quanto.